Nel morsello come ingredienti utilizziamo la trippa, il centopelli o fogliolo di irsivoglia, il cuore e il polmone. Il cuore e il polmone sono le due parti nere, il molliccio è il polmone, il più duro è il cuore. Lo si va a sporzionare in piatto o in pitta. Come ingredienti mettiamo l'origano, l'acqua, il sale, il peperoncino, il doppio concentrato, olio di semi di girasole. La pitta è un pane tipicamente catanzarese che andiamo a tagliare al modo di cerchio. E lo andiamo a riempire con queste interiori o frattaglie, bagnando i due laterali a modo di clessidra. Deve stare a cucinare parecchie ore. Pensa che da stamattina dalle 8:15 che è sul fuoco, e ancora il fuoco è aperto e sta ancora cucinando o pippiando, come si dice alla catanzarese. Il must per poterlo mangiare, comunque, nonostante lo si viene servito sia in piatto che in pitta, perché è quello che vi fa sporcare, vi fa scendere il sugo gargi gargi. Vi dovete un pochettino sporcare, non è un cibo per persone chic, raffinate, delicate, ecco. Però poi di per sé gustandolo è un cibo buono, quindi conquista anche il palato dei più chic. La trattoria qui a Via Alessandro Turco da Talarico da Salvatore nasce nel 1972, l'1 settembre, successivamente nel 2019 chiude e la riapriamo io e mia sorella Rita. Io sono Giusi comunque, è sempre ubicata allo stesso punto, facciamo più che altro cucina casareccia, oltre al morsello gustate tante altre cose come il ragù, i fagioli, il pollo al forno, le varie paste. Il menù varia e il mercoledì potrete gustare anche il soffritto di maiale, che è un altro piatto tipico catanzarese. Mamma e papà sono partiti qua nel 1972, mamma si chiama Lina e inizialmente c'era anche un'altra sorella che si chiama Francesca, ma adesso ha intrapreso tutta un'altra strada. Qui a Catanzaro, per come mi si viene raccontata la storia, è un piatto che è sempre esistito, c'è sempre stato, anzi addirittura una volta le trattorie del morsello, per come dicono, erano tantissime, adesso ci siamo ridotte, ma un tempo qui nella zona, per come mi dicono mia madre e mio padre, ce n'erano forse 5-6 solo qui nelle vicinanze, altro che concorrenza. E mio zio, pensate, il gemello di papà, aveva una trattoria sempre di morsello e ce l'aveva vicino alla chiesa di San Giovanni, quindi sempre Catanzaro Centro, sempre via Poerio. Ed sono i due che hanno fatto la puntata di un Te Bisunti con Chef Rubio, per cui c'è sempre stato, diciamo, e lì è partito il nonno nel 1961 a Via Poerio, quindi già nel 1961 sicuro c'era, ma si parla di molto molto prima, per come sento nelle varie storie, nei vari aneddoti.